ma a me già io sta cosa vedo che mi sto a morire da caldo, di caldo per dress code. Io mi sento a disagio. Ma stai scherzando? Non ha senso. Questa è una scarpetta, fratello, questa. Io voglio tutti quelli che dicono che agli stellati si mangia poco qui dentro e farli esplodere uno ad uno. Sbrega Fioi, quel Masseo. Oggi siamo diretti a Bergamo per la nuova serie con Frankiner Criminale che si chiamerà Stellati Grodati. Cosa consisterà questa serie? Io e Franchino andremo a provare degli stellati in giro per l'Italia. Sto uscendo da una zona a velocità controllata. Grazie per l'informazione, brutta troia. E niente, oggi siamo a Bergamo, andremo da Vittorio, lo chef 3 stelle Chicco Cerea, ci ospiterà lì. Assaggeremo il loro menù degustazione. Purtroppo, per quanto riguarda la loro famosa cotoletta, era esaurita e quindi non possiamo sgrodarcela. E niente, stiamo andando a prendere Frankiner Criminale. Vediamo come va. Speriamo bene. Però 3 stelle penso che non possa deludere. Ecco. Insomma, Già sono basso e tu sei alto. Se dai, poi mi metti facciamo cambio. Dai, facciamo cambio. Siamo qua con il grande Franchino per provare oggi una esperienza culinaria devastante. Un 3 stelle, abbiamo detto, da Vittorio, chef. Chicco Cerea, 3 stelle. Cerea, lo sai te che fai? Mente. No, interrogo. È oggi, dobbiamo fare così. Il farmacista. Io non sono mai andato a mangiare in uno stellato. La prima volta che ci sono andato a mangiare mi ci hai portato te. E allora? Mo adesso mi ci riparti perché dovevamo flexare sti stellati. No, non li flexiamo sti stellati. Stavolta pago io. Paga lui. Stavolta sì. Infatti guarda come ci siamo messi eleganti, perché ci hanno chiesto di venire eleganti. E noi ci mettiamo eleganti. C'è il dress code. Ma almeno la polo o la camicetta. Dai. Il pantalone lungo ti sta bene, dai. Ti sta bene. Sì, ma a me già io sta cosa vedo che mi sto a morire da caldo, di caldo per dress code che fanno 50 gradi all'ombra e se siamo dovuti mettere i jeans, il pantalone, la camicia. Il laghetto dietro, i soli, i fiori. Ma infatti, ma se vuoi il bagno? Dopo il bagnetto con le rane. E niente, io direi di iniziare con degustazione. Flexiamo male oggi perché questa è un 3 stelle, non è una stella, cioè questa allora... è un 3 stelle. Ma scusa, io non... Flexa male. Ma perché male? Poi se flexa, se assaggia, ma che sto a flexa? Voglio vedere un po' come si mangia. Ma no, ma flexi sì, questo costerà 3/500 euro. Ma chi se ne porta? Una persona senza le bevute. Voglio mangiare bene. Grazie. Vabbè, mangiamo bene. Io sono povero. Non è vero, è un falso. Guarda com'è curata l'erbetta, eh. Ah, dobbiamo andare su per di là. Oh, cagnolino. Ehi, si stacca qua sotto? Ah no, l'ha già fatta. O potevate prestare un orologio, cioè... Ma non mi do. Guarda che bello orologio che ho io. Guarda. Bello elastico. Come ti sembra qua? Mi sembra molto, molto, molto bello. Dimmi. Io mi sento a disagio. Io sono a disagio. Io sono a disagio. Perché so fra chi nel criminale, io sto a disagio. Ma che di chi sei? Dai, mamma. Bello della diretta. Grazie. Grazie, grazie mille. Ecco qua, vi segniamo il piccolo stuzzicabrito di partire dalla cucina. Di fronte a voi trovate nella tartelletta una cacata di pasta sfoglia, all'interno una crema di pinoli tostati, sopra zucchine trombetta. Grazie mille. Io ho capito sulla tartelletta, poi... Ma non hai capito questa roba del calamaro? C'è il pistacchio? C'è il pistacchio. Di Bronte? No, non è. Pinoli o pistacchio? Pistacchio? No, qua ci sono i pinoli. Pinoli, ok, perfetto. E allora come stai, Ale? È da tanto che non ci vediamo. E ci vediamo giusto sempre degli stellati. Gli stellati, questa... visto? Vorrei solamente precisare una cosa a tutto il pubblico, che questa è un'idea partorita dal Masseo, voluta dal Masseo. Perché ci tengo? Perché cazzo serve sottolineare sta roba? Perché tu serve non poi al conto. Perché poi al conto, visto che ho un'idea partorita da te. Vabbè, ma quello per me era scontato anche la prima volta, solo che tu hai voluto. Quello è un altro discorso. Quello era un mio video ed era un piacere. Era un altro discorso. Anche per me è un piacere, cioè nel senso. Sì, oggi potrei dimostrare il mio piacere. Dopo facciamo vedere il conto. Come al solito, voto 10 meno, 10 più. No, ma perché no, non diamo il voto. Niente voto. Luca, prima ho mangiato questo o quello? Prima questo.
prima questa poi quella. Tu hai fatto il contrario, perché sei stronzo. No, non ci credo che lui ha mangiato prima quell'altra. Prima quell'altra. Ma sei stupido. Dai, proviamo, via. Io vado. Oh, ma c'è anche una salsina sgrota sotto, attenzione. Buon appetito, ragazzi. Sinceramente, dai. Non me l'aspettavo. No, neanche io. No, non mi aspettavo sto sapore. Ma poi che devo una frolla più dura, invece. E invece no, è morbidissimo. E poi c'è sta salsina dentro. Cos'è? Pinoli e? Zucchine. È una... Madonna! È un'esplosione incredibile di... Una vellutata di zucchine con i pinoli sopra. Incredibile. In una cosa così piccola, sì, quanto ti riempie la bocca. Puttana, sono d'accordo. No, no, devastante. Io non oso immaginare questo. Ma quale? Quella che lui ha mangiato per prima? Esatto. Oh. Certo che andava mangiata dopo. È un sapore molto più forte, se sei rovinato la tartarina. Molto salato. Ma più il sapore, queste le consistenze. E comunque tra tutte e due le hai tutte. Sai, quella tralla che si scioglie in bocca con quella vellutata. E poi c'è questa il croccante. Questa era più croccantina, esatto. Ma il croccante insieme alla consistenza del calamaro? Sì. Molto bene, grazie. Veramente incredibile. Come inizio non è per niente male, eh. Ma vedi, solo io ti porto in sti posti, è incredibile. E ti credo, tu c'hai i soldi o no? Ma rimani i soldi. È una calunnia questa. Questa è una bella calunnia. Soldi ce li hanno i milionari, io non sono milionario. Non ancora. Ci si lavora per arrivare in vetta, o no? Assolutamente. Tutti. Ma poi pensi che poi tu sia felice col milione in banca? Cazzo. Te ne servono 10 per essere felice. È vero? No. Ah, quello è il prezzo? Sì, sì, quello è il prezzo a persona. Credevo che era la cessione del quinto. No, no, no. Uno è a base di pesce e crostacei. Ok. E sono 8 portate. Sì. L'altro sono 16 portate. Per ogni solito. Chiedo scusa, io vi lascerei studiare e leggere un po'. Certo. Vi racconto anche quello che ho in cucina, che è arrivato la merce di oggi che ho trasformato. Non è scritta in carta, ve la racconto. Ci mancherebbe altro, certo, grazie. Allora, come signori, lui è lo chef. Passioni carnali. Okay. Per intenderci. Sì, lui è lo chef. Lui è lo chef. Quello che io non ne conoscevo neanche il nome all'inizio, ma esatto. Mi sono preparato. Piacere, Edoardo. Piacere, grazie. Bobo. Piacere, Alessandro. Alessandro. Ma è Alessandro. Ah, oh, ok. Canale, che facciamo? Siamo su YouTube. Siamo YouTube. Su YouTube. Sì. Possiamo fare un mix delle cose? Sì, sì. Volendo, sì. Che bello. Allora, non abbiamo scelto nulla, ci pensano no, loro. No, c'hanno il Chicco Cirea, è arrivato a gamba tesa e ci ha detto proprio faccio io lo tutto chef e penso io a tutto. Incredibile. Perché sono arrivate cose nuove in cucina che e non abbiamo visto. E voglio farmi fare la full experience, ha detto. Oh, ci sta. Sono molto fiducioso. Mi affido sempre ai grandi chef. Anche perché non ne capisco un cazzo, quindi mi faccio cullare. No? Vuoi dire come volevo venire qua oggi? Non ci credono. Non ci credono, ma ho le chat. Allora, sì, era per il meme, dai. No, non era per il meme, perché sei pazzo. Fuori dalla cam e dal video, dalla vita social, sei veramente, ne abbiamo già parlato, un'altra persona. È una persona di livello e di spessore. Ma sei anche folle. Tu sei folle veramente. Hai una, hai un quel pizzico di follia che vado a spiegare. Il matto, posso assolutamente, tanto non è stato fatto, quindi non è stato fatto perché io mi sono opposto. Il matto ha visto sul sito che c'era l'eliporto e quindi qui potevamo venirci in elicottero. Affittiamo l'elicottero. E ho detto Edo, sai quanto costa affittare un elicottero? Ma io questa cosa non sono sicuro. Ma questa cosa te la do io per certa, perché. Ma l'hai mai affittato un elicottero? No. E allora non vale. Decollo, atterraggio, un giretto del cazzo. Sì. Solo di benzina partiranno 2K. Ma non è vero. Ma non è vero cosa? Ma allora. Io voglio elicotteristi del canale, perché sicuramente c'è qualcuno che guida un elicottero. Quanto costa fa un volo? Quanto sarà? 10 minuti? Oh. Milano-Bergamo, quanto sarà? Permesso all'aeroporto. Permesso all'aeroporto. Pilota. Elicottero. Benzina. Sono 5K. Cioè, se tu da Milano volevi venire qua, atterrare, scendere dall'elicottero. Ah, senza poi... dobbiamo considerare anche il discorso magari che l'elicottero col pilota aspettava. Il pilota veniva a mangiare con noi.
E io framo anche pranzo. E io framo anche pranzo. Giustamente. Capito? E poi ritornando in elicottero. È il servizio completo. 5K. Cucina della famiglia. Primo piano. Uno dei piatti prima del ristorante da Vittoria. Passo dalla vostra Coppa Martini, mele golden spadellate. Ok. Prima acida di mascarpone, uova di salmone, uova di quaglia cotte pochée e strapazzate di gallina. All'interno spuma di patate ed erba cipollina. Di fianco il caviale a mucca che consigliamo di adagiare di sopra. E con questo cucchiaio andare fino in fondo ad acquisire tutti gli ingredienti. Troverete l'acidità della cremaggio, la dolcezza delle mele, morbidezza delle patate e saporità del pando. Grazie! Hai capito stavolta? Io non ho capito se è commestibile. È commestibilissima questa roba. Cioè, assolutamente, ma non hai capito. Sono uova strapazzate, mela, crema acida e tu metti, a quanto ho capito, il caviale dentro. Così. Esattamente. No? E poi prendi il tutto. Aspetta che uso anche dentro questo. Prendi il tutto più profondamente con il cucchiaione. Hai capito? Giù, prendere il più possibile. No? E io voglio anche un po' di tavolino. Eccolo, guarda che robetta. Esatto, no, ci fa andare. Ma stai scherzando? Ragazzi, ma siamo seri? Ma che roba è? Questo è il benvenuto, tra l'altro. Questo è il benvenuto? Ale, e che benvenuto? Madonna. Cose così non l'ho mai provato. Mai mangiato. Ma manco io così, Così è la prima volta. Sono comunque esperienze particolari che lasciano il segno. No ragazzi, non ha senso. Non ha senso. Questa cosa si non ha senso. Alla perfezione. La panna acida, le uova, la crema di mela, che stanno di Cristo. Il caviale. Poi quando mangi comunque un caviale del genere ti rendi conto che non hai mai mangiato caviale in vita tua. No, così no. E noi comuni mortali che ancora comunque andiamo al supermercato a comprare le uova di lompo. Belle le uova. Belle con il colorante, tutte nere che sporcano. E invece no, questo è il caviale. Madonna. A tratti pare in dessert. Mi è arrivata anche pure la consistenza della parte dell'uovo sodo. Sì. Che prima non avevo. Sì, ma mi è arrivata una parte soda. Proverei anche il panetto qua. Appena fatto, è caldo, eh? Che fragranza questo, eh? Provalo. Devastante, eh? Oh, quando mi riprendo... Caldo. È caldo, appena fatto. Appena adesso. Basso e scrocchiarello, si può dire. Basso e scrocchiarello? Assolutamente. È un'esperienza che va fatta almeno una volta nella vita. Ci sta. Anche questo è senza parole. Ma ancora dobbiamo mangiare. Questo era un benvenuto. Ancora dobbiamo mangiare. Anche faticando a livello economico è una cosa da provare. Poi dipende quanto è importante il cibo nella tua vita. Certo. Però. La particolarità di questo tacos è che tutto cresce nel nostro orto verticale con versione con Planet Farms. Tranne il pesce, eh? A voi. Grazie mille. Allora, in un sol boccone? Credo di sì. Guarda che roba. Sposava perfettamente tutto. Sì, assolutamente. Sì. Ottimo, buone. Fantastico, buonissimo. Di che stiamo a parlare? Però non mi ha stupito come il primo. Come il primo? Qua siamo d'accordo. Quella era una cosa proprio. Quello non aveva senso. Ok, quella non aveva il senso. Primo era. Portamene altre 10, sì. Mangio così e vado a casa felice. Aspetta, proviamo magari. No, per dire il senso. Ovviamente è tutto brandizzato. Certo, ovviamente. Da Vittorio. Proseguiamo con la tataki di Zazzino. Quindi cottura esterna con cuore crudo, glassato a lemongrass, olio infuso alla cenere e riso soffiato. Grazie. Grazie. Bello.
Questo è il classico caso in cui che fai, guardi nel piatto degli altri, sì, sono talmente belli che te fissi così. C'è una cottura perfetta. Beh. E qua non mi viene da dire avrei fatto, avrei messo, si sente. Avrei messo cosa? Avrei messo due fette in più. Più. Quello avrei messo. E metti le due fette in più. E metti le due fette in più, e dai. A vittò. A vittò. E due fettine in più. Mamma mia. Boh, però io lo dico. Ma due fettine di più. Una fritturina. Fazzò, una fritturina. Fazzò. Mica ci voleva tanto. Questo è un nuovo format che tu hai inventato da mettere sui nostri canali. È semplicemente un format dove mostriamo, magari a chi riesce, a tutti, sì. Esatto, sì, a cui mostriamo cose che non fanno parte della quotidianità. Della quotidianità, cioè delle persone. Qualcosa di diverso. Punto, basta. Dopodiché le facciamo vedere, le mangiamo. Sicuramente non so qua di rato, adesso spendo soldi perché c'ho i soldi, non me ne frega un cazzo. Voglio portarvi all'interno di un'esperienza. Infatti ho coinvolto anche Ale, per la quale secondo me ne vale la pena di far vedere, che venga mostrata. Io ringrazio quel giorno in cui sì. Tu mi chiamasti. Dai, vieni! Guarda, io vengo. Spaghetto di tonno, quindi filetto di tonno tagliato a modo di spaghetto. Bagna cauda, tenuta un po' più leggera rispetto alla classica per adattarsi meglio al pesce. Ha di sopra mandorla e zesti lime grattugiato. Molto importante amalgamare tutti gli ingredienti prima di degustarli. Ok, grazie, allora. Grazie mille. Ah, non puoi mangiare tonno? Mannaggia Luca. Mannaggia Luca, ma che cazzo di sfiga! Bagna cauda, che è il fondo di questo spaghetto di tonno. Piatto tipico regionale piemontese. Piemontese. Con questo spaghetto di tonno che invece non ho mai mangiato. Madonna, sembra incredibile. Ha detto di amalgamare bene, io sto amalgamando. Amalgamiamo. Guarda che robetta. Senti che robetta. Mamma mia. Io ti prego. Grazie. Questa è... Cioè questa è una roba che non ho mai sentito. È una roba incredibile. Mamma mia. Boh, te posso dire? Io adesso... Se stiamo ostellato non si può. Ecco, ecco la Rosella. Io muoio fa la scarpetta, non portare il pezzo. Sì, non me ne frega un cazzo. Io guarda, faccio così. Non faccio la scarpetta, eh. Perché c'è il cucchiaio però. Tu faccio così, guarda che robetta. Guarda. Prova senza. Infatti quello volevo fare. Prova uno senza. Ti rubo. Cosa? Questo. Con le mani allo stellato. Fa vedere tutta la sua criminalità. Brutto, male? Ma va. Io ma se la lecco? Vorrei. Sarei molto tentato. Ma io lo faccio. Ma fallo. Che vergogna. Mi vedere. Guardano tutti. Grazie. Cotta in padella e glassata con pistacchio e bottarga. Alla base melanzana cotta in menta, zenzero e miele. Ora, con pistacchio. Ha detto per caso mia, pistacchio di Bronte? No, non ha detto pistacchio di Bronte. Ecco la protesta. Cosa significa che ad un 3 stelle non hanno il pistacchio di Bronte? Pensa se ce lo può avere la gelateria di merda che c'hai sotto casa e che ti fa il gusto di pistacchio portare, di Bronte. Deve portare le sue battaglie sul mio canale del pistacchio. Hai capito? Eccoci qua. Ah, io dopo la coda me la ciuccio tutta, ve lo dico, Molto molto buono. Ma non come la prima cosa che abbiamo mangiato. Vabbè. Porco giù, è incredibile. Ma si può poi finire il pasto con quella. Speriamo. È buona. Io volevo dire, non sono fan dei scampi di gamberi, cannocchie cotti. A me piace di più il crudo. Però qua è veramente incredibile anche di nuovo e ancora straordinario. Qua c'è una materia prima. Sì, è alla follia. E con le mani allo stellato. Sì, con le mani allo stellato. Me l'ha detto lo chef. Sono tutto sporco adesso, ragazzi. Mi sono sporcato. Sinceramente me ne frega un cazzo. Macchiato allo stellato. Alice cotta in tempura, gel di limone, salsa tonnata di alici. Alla fine dell'assaggio lo chef obbliga in questa casa a fare la scarpetta col dito. Ah sì? Veramente?
Ah, e quello sciarpa. E quindi bisogna. Avete finalmente sentito? Avete sentito a fare la scarpetta col dito. E allora questo è uno stellato che ci allora piace. Questo è uno stellato. Perché è uno stellato dove grande. Puoi fare scarpetta, cioè dove puoi mangiare. Che fa l'aereetto, hai visto? Uffla. Guarda, l'alice come grossa e carnosa. Madonna. Dai, adesso siamo quasi a livello, eh. Sì. Ha la salsa sopra, io non so cosa sia, non ho capito bene, ma. Consistenza morbida, consistenza croccante, consistenza della salsa. La pastella è perfetta. Un agrodolce. Un agrodolce devastante. Devastante. Infatti, sopra c'è sta salsina che. Che cazzo è? Il limone. Non ho visto nessuno, eh. Io non ho parole. Buono. Detto il chef, eh? Alto. Ha detto il chef, ragazzi. Mamma mia. Guarda che sfoglia. Sì, no, ma fai vedere dentro anche. Cottura perfetta. Cioè, sto serendo. No. Mamma mia, senti sto burro, porco due, senti, senti. Ti bagna le labbra, ti messo il burro di cacao, però sta insalato, madonna è meraviglioso, la focaccina è buona, non è basso scrocchiarella, non è basso scrocchiarella, no, è morbida, però il pomodoro è incredibile, sa di pomodorissimo, beh, il loro orto verticale, posso dire? Dimmi. Secondo me è leggermente indietro di cottura. Questa? Bevili. È per il meme. No. Buongiorno. Buongiorno. Ciao ragazzi, come stiamo andando? Molto bene. Però se poi alla fine del pranzo si potesse riavere quello che ci è stato portato all'inizio. Noi staremo tutto il giorno, facciamo pranzo e cena, noi siamo a posto. Siamo a posto. Il nostro risottino con ragù di capretto che trovate sul fondo del piatto e una melanzana parmigiana di quella parte sopra, sarebbe la melanzana parmigiana rivisitata un po' da noi. Grazie. Pomodoro, melanzana, basilico e una spuma di formaggio. Perfetto, grazie. Grazie. Buona continuazione, ragazzi. Grazie, grazie. A voi. A me sta inebriando tutto, eh. Non so, ma arriva fino a... Ah, sto fermo così. Ma io questo arriva... non lo mangi. Non lo mangi? No. O lasci così? Sì. Ti è buono un quadretto e non guardi il centro. Tanto l'odore. Senti l'odore. Godo dell'odore. Ma senti l'odore. Mamma mia. Incredibile. Oh, Edo, ma è incredibile veramente. Bicchiere di vino me lo bevo. Mangio subito. No. Boh, io odo solo BOH. Solo ed esclusivamente questo. Che dice? Lo sanno fare risotto, lo sanno cuocere. Dio, il centro è insensato. Il centro è proprio insensato. Mamma mia. E la domanda sorge spontanea, è a livello del benvenuto? Sì. Questo è a livello del benvenuto. Invece? E invece? Guarda, ah, invece di leccare. Ah, guarda. Beh, tu sei veramente un grande. Tu sei veramente un grande. Io non ci avevo proprio tanto, pensato. Al momento che si può fare la scarpetta col dito, se fa una scarpetta ormai è sdoganata sta cosa, no? Non credo ci guardino male. Scusate, signore, non mi indossa neanche l'uniforme ufficiale Bacher. Grazie. Voilà, a voi. C'è la scarpetta gigante, ragazzi, guarda. È il pentolone, ma... Oh. Io tanto faccio la scarpetta lì. Sì, sì, ma fai anche sulla tua, che cazzo te frega? Beh, fai complimenti pure. Guarda qua che robetta di scarpe, guarda. Perfetta, devastante.
Io dopo questo mi sa che ti pappo, Alzo bandiera bianca. C'è il secondo, Ci sono tutti i secondi, Fredda, noi abbiamo fatto antipasti e primi, Io mi ammazzo. No, dirlo. Cioè, dire... Devo andare a fare una passeggiata, ragazzi. Ora. Oh, mamma mia. Ragazzi, esplodo, Andiamo alla cosa interessante. No, assolutamente. E qua. E qua. Si scremano gli uomini dai ragazzini. Questa scarpetta, fratello, questa. Sbrodoloso. Vita sporca. Sboccate. Così? E che ti manca l'inclino. Cioè devi inclinare dall'angolazione giusta per accogliere di più. Quindi se tu me lo fai a padella piatta, sei un principiante. Se tu invece me la inclini, allora ruspi. Una vertical farm è un luogo dove si produce cibo, in particolare vegetali, ortaggi, in un ambiente chiuso che ci permette quindi di proteggere la nostra coltura da tutti gli agenti esterni, in particolare dalle avversità climatiche, dagli insetti, dalle malattie. Certo. Questo perché la tecnologia ci permette di creare all'interno di questa struttura un ambiente perfetto e ideale per la crescita. Di conseguenza il nostro prodotto non è stressato, ma soprattutto è sano. E tant'è che il ristorante da Vittorio può consumare il prodotto che gli viene consegnato senza lavarlo. Ma se infatti si sente subito il sapore, è proprio intensissimo. La freschezza, vero? Sì, assolutamente. Sì. Anche perché il nostro prodotto viene tagliato direttamente in cucina, gli viene portato proprio il vassoio in cui la pianta cresce e completa il suo sviluppo, ancora viva in cucina, dove poi avviene il taglio e la preparazione del piatto. Certo, certo. Adesso vedremo dove crescono le nostre piantine. Vertical, perché ovviamente ci sviluppiamo in verticale. Certo. Su più livelli. Sì. Oltre ai vari vantaggi già citati, di un prodotto più sano, più protetto, questo ci permette anche di risparmiare il suolo. Sappiamo, certo, che in alcuni territori, tra cui anche la Lombardia, ma poi le grandi città, anche le zone dove il clima è meno favorevole, lo spazio e il suolo sono delle risorse importanti da non sprecare. La tecnologia ci permette anche, soprattutto, di rendere l'utilizzo delle risorse più efficiente. Noi riusciamo, col nostro sistema di irrigazione, a risparmiare il 95% di acqua rispetto all'agricoltura tradizionale. E l'effetto lo vedete qua con i vostri occhi. Quindi nel nostro ambiente le piante sono proprio libere di esprimere al meglio le loro caratteristiche genetiche. E di profumo, mamma mia, arriva fino a qua. Arriva fino a qua. Sono mancati i contorni in abbinamento. Quindi polentina classica per Damasca, parmigiano giovane di sopra. Va bene. Che bellezza. Grazie. Attenzione a voi. Andiamo ragazzi. Pausa fondamentale, devo dire. Pausa è stata fondamentale per dare quello spazio a camminata, le cose. Sassa bernese. Grazie. Questo è un gran bel pezzo di carne cotto. Anche abbastanza non scherzo. La carne è incredibile. Ah, anche il nervo è buono, cioè come cazzo è? Buono. Si scioglie anche. Il nervo si scioglie. Certo. Ma come cazzo è? Patata al tartufo nero. Al tartufo nero questa. Patata. Questa è quella che spinge. E infatti. La vuoi la battuta da boomer? Vai. A letto in cucina, la patata regina.
Io mi ammazzo. E poi mi rovina anche, no, tutto il sapore di sto coglione, no? Queste stronzate. Io, ragazzi, sono K.O. 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 Game over. Siamo arrivati al limite. Non posso ripetere il cannoncino, mi dispiace, se no, grazie. Però dopo di questo io lo faccio. Prego. Esagerato, grazie. Ho fatto bene a non rifiutare. Per finire vi presento la nostra collezione di carati in collaborazione con lo chef pasticcere campione del mondo Davide Comaschi. Si dividono in tre famiglie: originali, frutta fresca e frutta secca. Grazie mille. Prego. Grazie, grazie, prego. Intoniamo la bandiera bianca. Io voglio tutti quelli che dicono che gli stellati si mangia poco qui dentro e farli esplodere uno ad uno. Maledetti. E il bello è che noi domani ne abbiamo un altro che poi andrà a finire sul mio canale. Certo. Quindi c'è domani, vabbè, si rimangia. Che poi come fai? Dovremmo essere. Come fai a non assaggiare? Maggio, questo no? Lievitato, almeno assaggiarlo. Guarda che candido. Che schifo. È la prima volta nella mia vita, ma questo lo dico, che ho prima sganciato i ganci delle braghe, perché sto più comodo. La prima volta mi sento ormai di essere arrivato alla soglia dei 30 anni, quindi di essere un vecchio di merda. Vecchio che merda, allora io? Allora tu sei messo meglio di me, alla tua età io sarò un cadavere, probabilmente. Probabilmente. Questa serie non è che ci invitano e ci pagano il tutto, qua c'è lo scontrino. Si paga. Così vi facciamo sapere anche quanto si spende sommariamente. In tre abbiamo speso 840. I due bicchieri di vino e le cose sono state offerte, le bevande. E niente, io sono più che soddisfatto. Esperienza bellissima. Incredibile, penso che sia stato uno dei ristoranti, se non il ristorante in cui io abbia mangiato meglio in vita mia a livello attuale. Vabbè, comunque il goal, l'obiettivo, il target di questo format è fare, appunto, come abbiamo detto, vedere delle cose particolari a chi vede il video. Esatto. Ci siamo fatti riconoscere, o meglio, mi sono fatto riconoscere, perché da buon borgataro mi sono rubato il kit per lavarsi i denti e le boccette di acqua per tornare a casa. Incredibile. Giusto. Allora, il kit per lavarsi i denti. Fallo vedere, perché sennò sembra che... Ecco qua. Per lavarsi i denti. Noi ci vediamo tra qualche giorno sul canale di Franchino con il suo video sul prossimo stellato. Scoprirete poi qual è, ok? Mi raccomando, link in descrizione, vi lascio il suo canale. Ragazzi, un bel like, un commento per farci sapere se questa serie congiunta, perché sarà sempre congiunta, vi piace. Questo è l'episodio pilota. Non ho altro da aggiungere. Ale, no, dai, un bacio. In bocca? No.